Violento incidente sulla Statale 650, perde la vita un 82enne di Montemitro, grave un altro giovane trasferito in eleambulanza a Pescara. Nuovo DG Asrem, l'attuale commissario Evelina Gollo, non sarà della partita, nominata direttore sanitario in Sardegna. Deferito alla procura per incendio boschivo aggravato e distruzione di bellezze naturali, il presunto responsabile del rogo di Venafro. Campobasso si barica in casa e punta una pistola contro le forze dell'ordine, arrestato trentenne, già noto alle autorità. Monteroduni domani l'autopsia sul corpo del cane ucciso con un colpo d'arma da fuoco, intanto si stringe il cerchio attorno al responsabile. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del Tg di TV Molise, edizione che apriamo con la cronaca. È un 82enne Molisano, la vittima del tragico incidente avvenuto nella tarda mattinata sulla statale 650 Trignina all'altezza di Fresa Grandinara. Si tratta di un 82enne pensionato residente a Montemitro, a bordo della Fiat Panta, coinvolta nel sinistro assieme ad altre due auto, e un mezzo pesante di due invece il numero dei Feriti, tra cui un giovane che è in gravi condizioni sul posto l'eliso Soccorso da Pescara. Oltre alle ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto. Le ambulanze è ripartita verso il capoluogo Abruzzese, trasportando uno dei feriti, mentre gli altri due sono stati trasferiti all'ospedale di Vasto. Sulla dinamica e le cause indagano i carabinieri. P2, P2P di Pozzilli, i tempi si allungano, la notizia. A seguito dell'incontro tra vertici Unilever e sindacati tenutosi nel pomeriggio martone, manca ancora il decreto per lo sblocco definitivo dei finanziamenti, ci dice tutto Domenico Marzocchella. Alle mie spalle eh, l'ex stabilimento Unilever di Pozziglio, perlomeno ciò che ne rimane. Qui eh, sorgerà la P2P, azienda specializzata nella produzione di materie plastiche. Lo si era intuito da tempo, oggi la conferma. I tempi per la partenza della nuova azienda si allungano. La conferma a seguito della riunione tra sindacati e presidente della P2P in quota Unilever Paolo Di Giovanni. L'incontro all'interno dello stabilimento di Pozzilli. Una vera e propria doccia fredda. Eppure, lo scorso giugno, già in ritardo rispetto ai tempi prospettati inizialmente, c'era stata la tanto attesa firma al Mise per il progetto di riconversione dello stabilimento. Da lì l Impressione era quella che il percorso per arrivare alla nuova azienda compartecipata tra Seri e Unilever fosse in discesa. In realtà il decreto che dà il via definitivo al progetto ancora non c'è. A parlarci dell'esito il sindacalista Antonio Martone della CISAL. Ma diciamo che oggi all'incontro non è successo praticamente niente, nel senso che ci ha lasciato un po' di preoccupazioni in più in quanto registriamo ancora ritardi, nel senso che l'azienda ancora non ha presentato il progetto alla Regione per le autorizzazioni necessarie e soprattutto dal Ministero ancora non arriva il decreto che attesti la firma del Ministro per il finanziamento di questa riconversione. Ma soprattutto eh, il sindacato è, è preoccupato perché eh, siamo quasi in scadenza a dicembre del 2023 della cassa integrazione, i 24 mesi di cassa integrazione e eh, l'azienda ancora non ha presentato il, eh, la nuova richiesta e eh, siccome c'è la necessità dell'approvazione del Ministero noi come sindacato riteniamo che ci sia... Che, che sia necessario il coinvolgimento del, delle istituzioni, quindi ci rivolgiamo al Presidente della Regione, ci rivolgiamo all'Assessore al Lavoro Cefaratti affinché si snelliscano queste pratiche e ci sia chiaro un eh, iter per le approvazioni previste. La proprietà cosa dice? Ritengo che eh, l'azienda stia aspettando eh, il decreto del, dal Mise per avere la certezza del finanziamento e quindi per potersi muovere in maniera più tranquilla. Parliamo di circa 100 milioni di euro, c'è il rischio che questo finanziamento, a causa delle lungaggini che si stanno verificando, vada perso? Speriamo di no, ecco perché è importante che adesso le istituzioni ci siano vicine. Qui c'è la necessità di salvare il salvabile, sapendo che comunque abbiamo perso una forza lavoro e quindi abbiamo perso un'economia importante dove c'era un indotto importantissimo, c'erano i terzisti e c'era una forza lavoro di 170 dipendenti. E l'allungamento dei tempi è direttamente proporzionale all'aumento della preoccupazione tra i lavoratori. Ma la, la mia eh, situazione privilegiata mi porta a dire che i lavoratori sono preoccupati perché pensano allo stipendio, pensano a, ai figli che sono all'università, pensano a tante spese che ci sono e che si deve fare di più e che le istituzioni ci devono essere più vicine perché sono loro deputati a tracciare l'iter importante per definire le questioni colpo di scena il nome il nome dell'attuale commissario Asrem Velina Gollo esce dai papabili per il ruolo di nuovo direttore generale, generale che sarà nominato nei prossimi giorni secondo quanto diffuso da unionesarda.it la Gollo è stata nominata nuova direttrice sanitaria dell'Ares, l'azienda regionale per la salute della Sardegna fino al 31 dicembre 2026 la manager Anna Mariato Masella anche lei con un passato in Molise nelle vesti di sub commissario alla sanità regionale le ha Conferito l'incarico che partirà dal prossimo 4 settembre per coprire il posto lasciato libero nelle scorse settimane da Giuseppe Dessì. Monteroduni, domani l'autopsia sul corpo del cane ucciso con un colpo d'arma da fuoco, intanto si stringe il cerchio attorno, attorno al responsabile. Ci troviamo a Monteroduni, località Sante dove proprio qui davanti ieri mattina. Ettore, un pastore abruzzese che aveva meno di due anni è stato freddato presumibilmente con un colpo d'arma da fuoco. Sarà l'autopsia che domani mattina verrà effettuata presso l'Istituto Zooprofilattico di Sernia a far luce sulla morte del pastore abruzzese. Sul caso indagano i carabinieri forestali che si stanno concentrando sul proiettile che ha colpito l'animale. Da questo, infatti, si potrebbe risalire all'autore del gesto. Una scena raccapricciante è quella che si sono trovati dinanzi i proprietari. Eh, mio marito si è recato presso questa casa in cittadino che abbiamo in campagna e non lo ha visto come sempre nei pressi del cancello uh, della proprietà insomma e niente, poi dopo poco ha visto che non rispondeva e uh, lo ha visto accasciato a terra, Ma si è avvicinato, eh, lo, ha, lo ha girato, lo ha toccato, ha visto. C'era proprio un evidente colpo d'arma da fuoco, soltanto un colpo secco al cuore. E dopo aver percorso questo viale, Ettore purtroppo si è accasciato a terra, ormai privo di vita. Un fatto gravissimo anche perché, ci dicono i proprietari, questo significa che c'è qualcuno che gira con un'arma e che spara davanti alle abitazioni. A al di là del fatto che è stato colpito un animale che per noi era come un, una persona di famiglia, la poteva esserci tenendo mio figlio, mio marito stesso, che comunque pratichiamo il posto più volte al giorno. Tanti gli attestati di vicinanza che la famiglia ha ricevuto in queste ore. Abbiamo avuto veramente una manifestazione d'affetto al pari, cioè così fosse veramente un, una persona di famiglia. Questo ci ha, ci ha dato molto conforto, molto sostegno anche, anche per che eh, comunque c'è paura a questo punto, questo effetto, magari è stato uh, un, un evento isolato, però nessuno ci può escludere il fatto che magari questa persona possa ripetere la stessa cosa uh, verso altri animali che uh, a fare compagnia ad Ettore, è un altro cane che i proprietari ora ci dicono soffrire di solitudine. Per questo motivo, gli stessi eh, proprietari si sono già messi all'opera per trovargli un nuovo amico. Abbiamo un altro cagnolino che ieri sera io pensavo anche a lui perché era rimasto da solo, infatti, sono state anche a lui in a eh, però ecco, Sono attivata ma non per sostituire essere perché ogni animale, ogni essere è sostituibile però appunto ecco, per, per dare proprio una compagnia all'altro camionino che è rimasto da solo. Nelle prossime ore il mistero potrebbe essere svelato. Il responsabile rischia una pena pesantissima, compreso il carcere. La città di Termoli si prepara a salutare per l'ultima volta Nick Di Michele. I funerali si terranno domani pomeriggio alle 16.30 nella chiesa di San Francesco. Nick Di Michele, consigliere comunale di Termoli, capo della polizia penitenziaria di Parma, è stato stroncato da un malore improvviso ieri mattina nel centro Emiliano a soli 55 anni, lascia la moglie e un figlio di 20 anni. E ancora Cronaca, deferito alla Procura per incendio boschivo aggravato e distruzione di bellezze naturali, il presunto responsabile del rogo di Venafro, Domenico Marzocchella. A due giorni dallo scoppio, con l'incendio ancora non completamente domato, il presunto responsabile era stato già raggiunto da un deferimento all'autorità giudiziaria. Questo grazie all'attività investigativa, naturalmente scattata fin da subito, condotta dai carabinieri forestali della compagnia di Venafro. In città da giorni si rincorrevano voci sulla presunta identificazione del responsabile. Del Rugo che ha distrutto 80 ettari di Santa Croce, la montagna dei Venafrani. Il gossip, nonostante il rischio ci fosse, non ha compromesso il lavoro degli investigatori. I carabinieri del norme e della forestale in poche ore sono riusciti ad arrivare ad un nome e ad un volto. Quelli di un uomo di mezza età del Venafrano che avrebbe appiccato volontariamente il fuoco. L'indagato, deferito per incendio boschivo aggravato e distruzione di bellezze naturali. Primo cruciale passo, ce ne siamo occupati in un precedente servizio, la rapida individuazione del punto d'innesco delle fiamme. Trattasi di un terreno situato nei pressi del Castello Pandone. Da lì è partito il lavoro investigativo sulle persone. Per due giorni quell'area del centro storico oggetto di ripetuti sopralluoghi e ricognizioni. Numerosi testimoni sentiti. Proprio la collaborazione della popolazione, sottolineano i carabinieri, l'elemento decisivo. Ai fini dell'individuazione del presunto responsabile, a spingere i cittadini la generale indignazione per il grave oltraggio subito dal territorio. L'indagato già da ora, si legge nel comunicato diramato stamane dai carabinieri, ha la possibilità di far valere le sue difese. Il procedimento, l'indagine, è nella sua fase preliminare. Un incidente stradale si è verificato la notte scorsa sulla tangenziale di Isernia all'uscita di Santo Spirito. Una Maserati Levante si è scontrata per cause in corso di accertamento con un tir. Il bilancio è di due feriti medicati sul posto dai sanitari del 118 Molise, danni piuttosto ingenti invece alla Maserati. E nei prossimi giorni sarà presentato il dossier per la candidatura di Agnone a Capitale della Cultura. Ieri l'incontro con le istituzioni. Fuoco dentro, margine al centro e questo è l'argomento principale della candidatura di Agnone a Capitale della Cultura 2026 in municipio l'incontro con le istituzioni prima della presentazione del dossier, la scadenza fissata il prossimo 27 settembre. Una sfida che Agnone dovrà portare avanti insieme a tutto il Molise coinvolgendosi al pubblico che il privato, 27 comuni competitor in rappresentanza di ben 14 regioni. A presentare i risultati del processo partecipativo, metodo previsto dal bando, la professoressa Unimo Letizia Bindi. Svelato anche il logo con cui Agnone parteciperà alla selezione per diventare capitale italiana della cultura 2026 con quella O stilizzata che rappresenta il legame secolare che il comune altomolisano ha sempre avuto con il fuoco. Il sindaco Daniele Saia è sicuro non si tratta di un semplice sogno ma di un'aspettativa che ha delle basi molto solide. Eh, prosegue questo percorso di avvicinamento alla presentazione del dossier che avverrà il 27 settembre. Il lavoro è continuo e intenso quindi dopo un primo incontro dove abbiamo eh, voluto rendere Pubblico eh, questa, questa candidatura. Eh, siamo stati e siamo l'unica candidata della Regione Molise. Vogliamo eh, lanciare questa sfida importante per il rilancio non solo de, di Agnone e dell'Alto Molise, ma dell'intera Regione. Io credo che sia un'occasione importante per tutti noi e quindi cercheremo di coglierla nel migliore dei modi. Il governatore Roberti dal canto suo ha fatto sapere che farà il possibile per sostenere la candidatura, una vetrina importante non solo per Agnone, ma per tutto il Molise. La regione sarà al fianco del comune d'Agnone, crediamoci perché eh, come dire, eh, si può realizzare questo obiettivo. Certo, ci saranno grossi competitori, altri, altre location, ma come dire Agnone eh, non smettere mai di sognare di poter raggiungere questi obiettivi. Quindi per noi in questo caso è necessario supportare in tutte le maniere da un punto di vista istituzionale l'amministrazione di Agnone. Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessore regionale alla cultura Salvatore Micone. Partecipiamo a questo secondo incontro anche come istituzione Regione, soprattutto per sostenerla in tutte le maniere e le modalità che potremo mettere in campo con qualsiasi azione. Ci stiamo organizzando, le interlocuzioni ormai con il sindaco e l'amministrazione comunale sono quotidiane per questa sfida importante, una sfida vincente che sicuramente insomma, ci vedrà protagonisti. Insomma Agnone ci crede anche perché il progetto è molto competitivo, ora toccherà la giuria e al governo, a loro l'ultima parola. Consiglio regionale presieduta dal suo presidente Roberto Di Pardo si è riunita oggi la prima commissione permanente, la commissione dopo l'esame seguito alla relazione del consigliere relatore Stefania Passarelli ha reso parere positivo con quattro voti favorevoli e due contrari al testo così come è mandato del rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2019, rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021 presente alla seduta anche l'assessore regionale al bilancio Gianluca Cefaratti la proposta di legge passa ora all'esame conclusivo del Consiglio regionale. Campobasso si barrica in casa e punta una pistola contro polizia e carabinieri, arrestato trentenne già noto alle autorità. Cristian Ciarlante. Lo scorso 26 agosto, un uomo di circa 30 anni, già noto alle forze di polizia, si è barricato in casa e dalla finestra della propria abitazione ha puntato una pistola in direzione di poliziotto e carabinieri, minacciando di aprire il fuoco contro di loro. Dopo aver messo in sicurezza l'area perimetrale del palazzo, gli operatori hanno cercato di entrare in contatto con l'uomo per farlo desistere, ma questi ha cominciato a minacciare di incendiare l'appartamento. Dopo aver richiesto tramite la questura anche l'intervento dei vigili del fuoco e del 118 e aver messo arrivare riparo gli altri condomini, i poliziotti e i carabinieri, senza perdere il contatto comunicativo con l'uomo, lo hanno raggiunto all'interno del palazzo ed infine quest'ultimo si è fatto arrestare. Dopo aver rinvenuto la pistola impugnata dall'uomo, risultata pienamente funzionante, nel corso della successiva perquisizione domiciliare, svolta anche con l'impegno della Polizia Scientifica della Questura, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro un proiettile inesploso e un'ulteriore pistola a revolver a gas. Da questa mattina centinaia di segnalazioni per il mancato funzionamento dei telefoni della regione Molise che risulta irraggiungibile per chi telefona dall'esterno est, dall con il centralino che non dà alcun segnale. Stesso discorso per le comunicazioni interne tra gli uffici di Via Genova e le sedi distaccate, anche lì il silenzio totale, nessun segnale di vita, tanto che i funzionari devono fare ricorso esclusivamente ai cellulari per poter eh, dialogare tra loro. E il segretario genera generale della CgL Molise De Socio chiede al neo presidente della regione Francesco Roberti il metodo che intenderà attuare nei confronti dei sindacati e parti sociali per affrontare le delicate questioni del lavoro. Francesco Adamo. Fine agosto, i tempi delle attese sono finiti. Bisogna entrare nel vivo della questione Molise. Ognuno deve fare la sua parte: le istituzioni, le parti sociali. Ma bisogna capire secondo quale metodo. Il dialogo, la condivisione, la trattativa intorno a un tavolo. La CGL attende di conoscere il metodo Roberti. La CGL, insieme a tantissime associazioni,. Eh, diciamo che preparerà questo autunno caldo con una serie di manifestazioni che sono già programmate in tutti i luoghi di lavoro, dove metteremo in campo temi chiaramente di carattere nazionale che avranno delle declinazioni anche sul territorio. Il 7 ottobre è già prevista una grande manifestazione a Roma. Per quanto riguarda le questioni locali, noi insomma, dopo una lunghissima campagna elettorale, si sono accavallate le elezioni nazionali con quelle regionali e con un ciclo di elezioni amministrative, ci aspettiamo che adesso si metta in campo appunto quello che lei diceva, un metodo, un metodo di lavoro che veda coinvolta sicuramente le istituzioni perché ne hanno la responsabilità, ma anche i soggetti della rappresentanza. Parliamo di sindacato, ma parliamo anche di partenariato. Non più di 3-4 anni fa sulla programmazione dei fondi europei, quelle ordinarie e quella straordinaria, abbiamo eh, condiviso un documento di sintesi con tutti gli attori dei, diciamo che hanno una rappresentanza vera, i rappresentanti dell'industria, delle imprese dell'artigianato e insomma vorremmo sapere adesso da questa nuova compagine amministrativa regionale capeggiata dal eletto anche con un forte consenso eh, il Presidente Roberti, quale metodo intende mettere in campo. Indice chiaro dell'arretramento del Molise, il suo progressivo spopolamento. Parliamo di lavoro, però ci sono anche delle situazioni che sono strettamente collegate ad un sistema di welfare che nelle nostre aree interne, tutte, eh, non sto parlando solo della Molisana, di quella Molisana sembra stiano scomparendo. Qui abbiamo bisogno di affermare un'esigibilità dei diritti costituzionali. Quindi, parliamo di sanità, parliamo di istruzione, parliamo di trasporti, parliamo di mobilità. Insomma, ci piacerebbe capire e magari anche condividere, remare nella stessa direzione su una programmazione che sia una programmazione concreta, reale. Si è tenuta lunedì scorso presso il Museo Charles Moulin a Castelnuovo a Volturno la conferenza stampa di presentazione di tracce di luce alla scoperta di Charles Moulin, il primo festival diffuso interamente dedicato all'artista pensatore, eremita e abitante dell'Alta Valle del Volturno. Lo scopo dell'evento è quello di rendere alle pagine di storia la figura del pittore francese attraverso un'articolata proposta che varia dai convegni alle esposizioni di opere originali, dalla residenza d'artista ai laboratori aperti a tutti. E il progetto Molisani del Neuromed è protagonista di uno studio pubblicato su un'importante rivista scientifica, ci dice tutto Caterina Gianfrancesco. Sono cinque i fattori alla base di una notevole percentuale del rischio cardiovascolare e si tratta di elementi sui quali è possibile intervenire in modo efficace, soprattutto tramite gli stili di vita. A dirlo, i risultati di una ricerca condotta su scala mondiale dal Global Cardiovascular Risk Consortium, che vede la collaborazione di diversi istituti di ricerca e al quale contribuisce anche il progetto Molisani del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'IRCS Neuromed di Pozzilli. Tra i firmatari di questo lavoro scientifico pubblicato sulla rivista New England Journal of Medicine figurano il professor Giovanni De Gaetano, presidente del Neuromed, e la professoressa Alicia Iacoviello, direttore del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione Neuromed e professore ordinario di igiene all'Università dell'Insubria di Varese e Como. Lo studio ha investigato l'impatto di cinque fattori di rischio modificabili, indice di massa corporea, pressione sanguigna, sistolica, colesterolo, non HDL, fumo e diabete, valutati in relazione con le malattie cardiovascolari e la mortalità generale. L'analisi che ha utilizzato dati provenienti da 112 coorti di studio di 34 paesi e 8 regioni geografiche ha rivelato dati preoccupanti. È emerso che a livello globale il 57,2% dei casi di malattie cardiovascolari nelle donne e il 52,6% negli uomini, oltre al 22% dei decessi nelle donne e il 19% per cento negli uomini, possono essere imputati a cinque fattori di rischio modificabili, con la pressione sistolica che rappresenta l'elemento più importante. Dai risultati di questo studio, dice Iacoviello, emerge chiaramente che più della metà degli eventi legati alle malattie cardiovascolari sono spiegati da fattori di rischio che possono essere affrontati, soprattutto possono essere prevenuti con corretti stili di vita e alimentazione. L'impegno del progetto Molisani in questa ricerca di portata mondiale, commenta poi Giovanni De Gaetano riflette la dedizione costante del neuromed verso la prevenzione. Il progetto Molisani rimane protagonista di un impegno globale verso una prevenzione fatta di informazione, consapevolezza e scelte corrette che possono essere adottate dai cittadini. Si tratta di una linea di studio fondamentale non solo per i singoli cittadini che potranno vivere a lungo e in buona salute ma anche per i sistemi sanitari nazionali che potranno vedere una riduzione del peso di patologie come quelle vascolari che incidono profondamente sugli ospedali. E sono partiti ieri i lavori di riqualificazione dell'area giochi nella villa comunale di Isernia, naturalmente fanno sapere dall'amministrazione comunale. Per il periodo necessario allo svolgimento dei lavori sarà interdetto l'accesso a quella porzione di villa, resterà comunque fruibile a disposizione dei piccoli l'area giochi sottostante, realizzata successivamente gli interventi serviranno a migliorare l'area e consegnare ai bambini un luogo più sicuro dove giocare. Quattro giovani neolaureati da Bucarest a Isernia per approfondire il loro percorso di studio. Li abbiamo intervistati e ci hanno detto che è un'esperienza molto formativa e in città si trovano bene. Domenico Marzocchella. Nuovi dentisti sulla strada della formazione che da Bucarest porta fino a Isernia. La cosa non può stupire, in effetti, si tratta di un percorso Erasmus. Protagonisti quattro neolaureati in odontoiatria presso l'Università della capitale romena. Per il secondo anno, e siamo molto orgogliosi di questo, ospitiamo in collaborazione con l'Università Rumena Tito Maiorescu. Un Erasmus che vede la presenza, questa volta, di quattro giovani laureati in odontoiatria che hanno la possibilità, stando qui nella nostra clinica e stando qui in Molise per due mesi, di approfondire le loro conoscenze, quindi dalla teoria alla pratica. Un'iniziativa che ha lo scopo di far conoscere, oltre che l'aspetto diciamo, scientifico, di far conoscere anche qual è la potenzialità del nostro territorio. In quali operazioni sono impegnati? Cosa stanno facendo questi studenti concretamente? Allora, oltre ovviamente ad approfondire quelli che sono i vari aspetti dell'odontoiatria, una particolare attenzione viene data a quello che è l'aspetto chirurgico. Quindi loro ogni giorno hanno la possibilità di assistere anche come secondi operatori a degli interventi di chirurgia orale e di chirurgia implantare. Non stiamo avendo alcuna difficoltà a calarci nella innovativa e per questo molto stimolante realtà. Stiamo apprendendo molto e velocemente. A Disernia poi ci troviamo benissimo. Parola dei protagonisti. È stata una bella esperienza. Abbiamo visto molti casi clinici. Per uh, me è il secondo anno qui e sono molto felice di partire di nuovo in questo per me è il secondo anno qui, sono molto contenta di far parte ancora di questo progetto Erasmus con la clinica Cardarelli. Ho avuto un'esperienza incredibile lo scorso anno e anche quest'anno. Non vedo l'ora di condividere questa esperienza con i miei colleghi in Romania, in modo che anche loro in futuro possano fare una simile esperienza. Perché la vostra clinica ha scelto di percorrere eh, questa strada votata alla formazione? Sì, questa è un'iniziativa che eh, diciamo è legata al fatto che io svolgendo attività formativa al di fuori dell'Italia, quindi anche al di fuori dei confini europei, ho avuto la possibilità di intercettare questa opportunità conoscendo il direttore della facoltà di odontoiatria rumena di Bucarest con il quale abbiamo eh, diciamo messo a punto questo progetto che sicuramente avrà anche... Un, un, un proseguo negli anni futuri. Siamo contenti di essere in Serbia. We love you. E ora ci spostiamo al touchscreen, dove Antonia Cristinzio ci aggiorna sulle ultime notizie dall'Italia e dal mondo. A te, Antonia. Eccoci Antonio con le ultime nazionali ed estere, andiamo sull'anza la politica, Meloni a Caivano minacce sui social per il reddito di cittadinanza, allarme per i messaggi alla vigilia della visita della Premier, sicura che tornerai a casa, l'è stato scritto la solidarietà del mondo politico Schlein che parla di minacce intollerabili, la cronaca su Sky TG24 si torna sull'omicidio di Giulia Tramontano, l'autopsia in Pagnatello avvelenava lei e il feto da mesi e quanto risulta dalla consulenza autoptica depositata oggi dalla Procura di Milano che ha rivelato la presenza del veleno per topi sia nel feto che nel sangue della donna con un incremento della somministrazione nell'ultimo mese e mezzo. TGCOM 24 Cordovado Pordenone ex militare armato asserragliato in casa, il questore che dice ha molti fucili a disposizione, l'uomo aveva dato segni di squilibrio mentale e i vicini di casa avevano fatto diversi esposti, si tratta di un ex ufficiale di complemento di 55 anni, ADN Cronos invece gli esteri, il conflitto russo-ucraino, l'allarme USA tra Putin e Kim, accordo su fornitura di armi, la Casa Bianca dice violerebbe le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Antonio, erano queste le notizie più importanti questa sera. Grazie Antonia, e ora spazio al meteo. Il meteo è offerto da Casa di Cura, Villa dei Platani Malzoni di Avellino. Benvenuti al Meteo di TV Molise. Per la giornata di oggi, 30 agosto, pressione media e livellata interessano la regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato nel corso del pomeriggio più nubi al mattino ed in serata nello specifico sui litorali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio che andranno ad intensificarsi in serata con rovesci anche a carattere temporalesco su subappennino giornata con tempo variabile con maggiori schiarite durante il pomeriggio mentre in serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi sull'appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata venti moderati dai quadranti sud-occidentali in rotazione quadranti nord-orientali mare mosso, temperature campo basso minima 14 massima 22 isernia minima 14 Massima 23, Termoli minima 19, massima 25, Venafro minima 14, massima 25. Previsioni per domani 31 agosto. L'alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Nello specifico, sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Sul subappennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali. Sull'Appennino, invece, cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con una nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord orientali mare da mosso a poco mosso temperature campo basso minima 15 massima 23 isenia minima 14 massima 25 termoli minima 20 massima 25 venafro minima 14 massima 28 E con il meteo è tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale.